Due giorni di temporali, e insieme all'acqua piovono i danni. La città di Napoli è stata messa in ginocchio dal maltempo, e i danni grandi e piccoli che si stanno registrando sono incalcolabili. Alcuni, evitabili. E apostrofo bastato uno dei tanti temporali estivi a far crollare dei grandi blocchi di pietra dal cornicione di un palazzo a Napoli. I massi non hanno fortunatamente colpito nessuno, ma hanno distrutto due auto che erano in sosta. La tragedia si è sfiorata al corso Amedeo di Savoia, all'incrocio con via Luca Samuele Cagnazzi, nei pressi della chiesa Santa Maria del Soccorso. E apostrofo caduto anche un albero davanti il maschio angioino. È successo poco prima delle 19 in via De Pretis a pochi centimetri da alcuni passanti. Inoltre, all'uscita dell'asse mediano verso Trento la Ducenta, è precipitato al suolo un cartellone pubblicitario dalle considerevoli dimensioni, a pochi passi dal centro commerciale Giambo. Sempre a Trento la Ducenta, il tetto di un'abitazione si è aperto, facendo entrare all'interno la pioggia, mentre le tegole volavano via.